Ciao a tutti, ben arrivati sul mio canale. Mi chiamo Anna, ho 20 anni e finalmente dopo tanto tempo ho deciso di aprire il mio canale YouTube. Dovete sapere infatti che YouTube è la mia grandissima passione da un sacco di anni. Adoro guardare i video, adoro passare tempo su questa piattaforma e finalmente è arrivato il momento di aprire il mio canale e iniziare questa nuova esperienza. Su questo canale caricherò principalmente video riguardanti il mondo del lifestyle e del beauty, che è una mia grandissima passione da molto molto tempo. Per questo motivo, infatti, ho deciso di caricare come primo video la mia makeup routine, ovvero il trucco che realizzo più o meno ogni giorno. Se siete interessati a scoprire come l'ho realizzato, continuate pure a guardare il video. Come primo prodotto vado a prendere il Deep Brown Pomade nella colorazione Medium Brown di Anastasia Beverly Hills, che è un gel perfetto per disegnare le sopracciglia. Pettino le mie sopracciglia e poi con un pennellino vado a disegnare i contorni. A questo punto riempio tutti i buchetti. E con un pennellino pulito vado a sfumare il colore per renderlo un po' più naturale. Vado a fissare le mie sopracciglia utilizzando questo gel trasparente di Essence in modo che durino tutto il giorno. Passo a questo punto alla mia base utilizzando come fondotinta il Forever Undercover di Dior nella colorazione 010, unito al MAC Studio Fix Fluid nella colorazione NC25. A questo punto unisco i miei due fondotinta in modo da avere l'esatto colore del mio incarnato e li stendo sul mio viso. Una volta steso il fondotinta, passo quindi al correttore utilizzando il Conceal and Define di Revolution nella colorazione C7. Lo applico sotto gli occhi, perché ho delle occhiaie molto marcate, e con un pennello, uso quello che ho usato prima per il fondotinta, vado a sfumare il tutto. Aggiungo un po' di correttore sulla fronte, sul naso e sul mento e copro anche i piccoli brufoletti per avere un effetto un po' più luminoso sul mio viso. Prendo la mia cipria di Fenty Beauty, la Universal, è una cipria trasparente, quindi va benissimo su tutti i tipi di pelle, e la stendo su tutto il mio viso. Vado quindi a scaldare il mio viso utilizzando la Hoola di Benefit e aggiungo anche questo bellissimo blush di MAC che si chiama Lovejoy. Inizio dagli zigomi e vado verso la fronte e poi vado a contornare anche il mio viso passando sotto il mento. Passo a questo punto all'illuminante e utilizzo questo qui di Becca che è perfetto per dare un effetto molto luminoso e naturale e si chiama Moonstone. Vado ad applicare il mio illuminante sulla parte alta dei miei zigomi. Ne aggiungo un po' sull'arco di Cupido.
e infine passo un po' di illuminante sotto l'arcata sopraccigliare. Ora, con un pennellino da sfumatura, vado a prendere la terra che ho utilizzato prima per il mio viso per andare a scaldare un po' il mio sguardo. Aggiungo anche qua un po' di illuminante, giusto per accentuare lo sguardo e sembrare un po' più sveglia. Questo è un trucco perfetto per le mattine. E poi passo al mascara usando questo qui di Essence che si chiama I Love Extreme. È un mascara davvero economico, però è fantastico, ha una buonissima durata e allunga un sacco le ciglia. Per finire il trucco vado ad aggiungere un po' di burro cacao, questo qui è quello ai quattro burri dell'erbolario, è un burro cacao molto molto idratante ed è perfetto per l'inverno quando si hanno le labbra particolarmente secche. Ecco quindi il look finito, come avete visto è stato molto facile da realizzare e l'effetto è molto naturale. Spero davvero che questo video ragazzi vi sia piaciuto, se avete piacere iscrivetevi al canale e seguitemi su Instagram, vi lascio il link qua sotto del mio profilo. E vi mando un bacio davvero davvero grande, ci vediamo al prossimo video. A presto!